C'era uno del nord, uno del centro e uno del Napoli. A un certo punto non ci vedrete dal cielo di una scia luminosa, una scia luminosa, seguite la scia, che? Un bellissimo angelo, ma di una bellezza. Era angelo. Ma la bellezza da già. Allora mi si vede tutti. Oh! Che angelo! Non venite!
Io sono un angelo venuto qua in terra per esaudire 3 desideri, per sanare 3 persone. Subito mi ha messo nei capi, angelo, guarda, io ho fatto un incidente, sono spezzato la clavicola, la spalla, ehi! Voce! Manda l'angelo, stanno qui. Io sono un angelo venuto qua per sanare. Io ti toccherò e tu sarai sanato. E l'angelo appena lo tocca, mi ha messo in una forma esagerata, subito come un quadrioppo. Angelo, grazie a lui. Mi devi ringraziare. Angelo, grazie, grazie, insomma, su questa è una zona lunedì, nella chiesa ci perderete montagna. Un romano mi fanno un po' intervista. Una comunità di napoletani, sono un poco sospettoso, guarda, poco così. L'angelo è vicino romano. E a te cosa posso fare? Era una puta cappa e se lo poi un matisse questa sarà caro angelo e gli ha fatto arrivare un incidente, non mi viene niente, tu sarai toccato e sarai sanato, come hai fatto la marangata e il romano ha preso un guardito. Oh, che bello angelo, grazie angelo, ma c'è caro corro come un pazzo tocco là una unità l'angelo avanza con tutta la sua bontà. E figliolo, a te che posso fare? Angelo, a me non mi tocca poco che tengo la sei invalidità. Arrivare al cuore delle persone, al cuore della gente,
invito tutti questa sera a pensare a che cos'è il nostro quotidiano senza le nostre tradizioni, senza ciò che ci ha permesso di diventare oggi una grande nazione. Come diceva Rino, la storia ha avuto dei percorsi, questi percorsi ci permettono oggi di essere Italia, noi ci sentiamo italiani, ma ciò non toglie che non dobbiamo ricordare ciò che siamo stati, la nostra patria, la patria napoletana che teniamo nel cuore, e quant'altro ha permesso di avere una storia che ci ha guidato e che ci ha permesso oggi di stare qui tutti insieme alla luce di quella cultura che, come diceva prima il nostro Peta, che ringrazio per aver menzionato il nostro paese all'interno di una sua opera, ci permette di essere qui stasera accomunati tutti da un unico spirito, che è quello del progetto cultura. Molte volte i politici parlano di progetti, ma di progetti più che altro edilizi, laddove forse ci sono più interessi dei progetti culturali. Stasera è bellissimo vedere tante persone spinte da un unico progetto, che è quello della cultura. Permettetemi di ringraziarvi al nome di tutti i cittadini di San Gregorio Matese. Siamo una piccola località del Matese, delle montagne del Matese, che penso che molti di voi conoscano, perché negli anni trascorsi è stata una stazione climatica di eccellenza. Forse oggi, proprio a causa di tanti politici come me, perché lo faccio già da diversi anni, non abbiamo più quell'eccellenza che offrivamo gli anni addietro. Però cerchiamo, grazie soprattutto all'impegno delle tante associazioni esistenti nel nostro comune, in primis i Briganti del Matese, di cui sono fiero di essere parte attiva, non solo i Novi Soles, il nostro gruppo folcloristico, e tanti altri, che permettono di far rinascere da un punto di vista culturale il nostro paese. Oggi le cose che un'amministrazione può offrire sono pochissime. Noi cerchiamo di stare vicino a queste associazioni che fanno tanto, perché oltre ad offrire la cultura ai nostri giovani, che come la testimonianza di Rino può dire, i nostri bambini hanno partecipato attivamente ad un progetto culturale che è quello delle Notti dei Briganti, una manifestazione portata avanti dall'Associazione Culturale Briganti del Matese, che è giunta alla sua 7ª edizione. E Rino e i suoi Lazzari e Briganti hanno fatto in questi 7 anni, penso quasi in tutti e 7, in sei anni, parte attiva di un progetto culturale che è quello di portare la nostra cultura, permettetemi di parlare di cultura napoletana, di cultura del Regno delle Due Sicilie, all'attenzione dei più che forse non sanno da dove veniamo. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time instead. Maybe this time for the first time. Oh.
inizio intorno al 1500, e questo teatrino, questa baracca con il nostro personaggio principale che immaginate chi può essere, Pulcinella, e Pulcinella tiene una voce un po' particolare, emessa con la fidetta, che è un po' il segreto di Pulcinella, con un diaframma artificiale che viene posto alla gola e dalla voce a Pulcinella. E questo tipo di spettacolo con determinati personaggi, che sono sempre quelli, si sono tramandati da diversi secoli fino ai giorni nostri. Ora, nel Cinquecento, questi burattinai in giro per l'Europa, il nostro Pulcinella gli è piaciuto così tanto che è stato adottato da altri paesi. E quindi sono nati tanti altri Pulcinelli, un po' diverso dal nostro, però le storie e la voce di Pulcinella sono rimasti uguali. E quindi se noi andiamo in Russia troviamo Petrushka, se andiamo in Ungheria troviamo Peter Staszlo, se andiamo in Francia troviamo Pulcinella, se andiamo in Inghilterra troviamo Punch, se andiamo in Grecia, in Turchia, Caracos o Caraglios, se andiamo in Brasile troviamo Benedetto, in Cina troviamo lo scimmio Dino. Pulcinella lo ritroviamo in tutto il mondo ed è il personaggio più importante di tutto il teatro di figura. Ora io mi esibirò giusto per darvi un'impronta di questo tipo di spettacolino con un teatrino molto improvvisato e non è nella classica baracca, e quindi rappresenterò proprio giusto 5 minuti una sintesi di uno spettacolo che è venuto fuori da un evento realmente accaduto. Si chiama Il Posto Privato. Il Posto Privato perché i burattinai dove facevano spettacolo? Facevano spettacolo nella strada, nelle piazze, nei parchi, laddove la gente si riuniva. Ed è l'unico tipo di spettacolo che accomunava tutti i ceti sociali. Quindi ricchi e poveri, i poveri stanno tutti assieme ad assistere a questo tipo di spettacolo. E allora, quando il teatrino, il burattinaio si metteva solitamente nella Villa Comunale a Napoli, arrivava puntualmente il carabiniere e diceva: ma tu qua non puoi stare. E perché non posso stare? Io sto facendo lì, mi sto divertendo. No, qua non puoi stare. E perché? Perché questo è un posto privato. Ah, scusate tanto, io non lo sapevo. E quindi il carabiniere si allontanava, il burattinaio che faceva? Piava la baracca e la spostava un po' più. Allora, continuava lo spettacolo, ritornava il carabiniere. Diceva: ehi, ma io ti ho detto che tu non qua non puoi stare. Ma perché? Voi mi avete detto che là non potevo stare. Ma avete detto che là era il posto privato. Sì, ma pure qui è il posto privato. Ah, non è solo loro il posto privato. E facevo solo queste tarantelle. Perché il teatro di strada, e pensate che in molte città ancora tuttora, è considerato accattonaggio. Ci sono degli artisti che sono stati multati, artisti che non possono lavorare. Se andiamo a Firenze, secondo gli artisti di strada sono in determinati punti e sono in determinati orari. Tanto per dire. Napoli ci sta un po' più di tolleranza, però purtroppo questo è un problema, questo degli artisti di strada. Pensate che molti artisti vivono di questo, con la generosità del pubblico che assiste e quindi regala. Quindi quando regalate un euro, pensate che è importante regalare quell'euro, perché molti artisti vivono proprio regalando le loro performance, la loro bravura. Va bene, una grande chiacchiera. No. Allora voi sì, mi preparo un minuto e assisterete a questo mini spettacolo. Che strano poco sotto! Uè, che tempo non ce n'è! Ma che
Ma mi metto quello per cuore e tu mi fai sentire una bella canzone. Va bene. Allora io pago, che non ce n'è? C'è una buona. Ma raccomando che non ce n'è. Non mi raccomando. Canta, canta, che non ce n'è. Mi piace sentire la voce della doia.